Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Martina M, che la dedica a Giuseppe. Il film di cui vuole che parli è L'Etrusco uccide ancora, del 1972, di Armando Crispino con John Marley, Enzo Cerusico, Alex Cord, Samantha Egger e Enzo Tarascio. Jason Porter è un archeologo americano dal passato di ex ascolista che scopre una tomba etrusca nella proprietà del direttore d'orchestra Samarakis. Nella camera funeraria ci sono degli affreschi che mostrano il dio Tutkulka, dio dell'oltretomba, demone. Quindi passa poco tempo, fra Spoleto e Cervetri inizia una serie di duplici omicidi e la gente e la polizia incomincerà ad occhiare il nostro archeologo come se fosse il colpevole. Di lì poi tutta la trama. Allora, L'Etrusco uccide ancora in realtà è un film quasi fantastico, un horror di quelli degli anni 70, alla fine è gradevole, che diventa quasi un giallo in realtà, pur sforando, come ho detto, nell'horror per alcune scene. È un film del 72, un film che va in scia, diciamo, alle pellicole di Argento, dalle quali prende qualcosa, ma che in realtà riesce a essere ancora oggi abbastanza divertente. Certo, è un film di non altissimo livello, secondo me, però è un cult assoluto. Io l'ho visto sempre volentieri, uno di quei classici film dove poi la parte finale è interessante, chi è l'assassino, come finisce. Insomma, un film tutto sommato ben fatto a livello anche tecnico. Crispino qui dirige anche con buona mano e gli attori gli stanno abbastanza dietro, una pellicola che si lascia vedere volentieri. Ripeto, io poi amo il genere italiano, amo il thriller di questo tipo e riconsiglio a tutti il libro di Claudio Bartolini sul giallo e il thriller italiano, che è veramente una fonte inesauribile di informazioni. E che dirvi di più, è un film che io, se amate questo genere, non vi dovete far sfuggire. Insomma, alla fin fine siamo di fronte a un giallo, ripeto, che picchia abbastanza, alcuni all'epoca erano molto più violenti e che comunque ma nonostante la trama sia un po' confusa e il finale, come ho detto, sia ganzissimo, seppur un po' poco credibile, rimane un buon esempio di thriller all'italiana di quel periodo, fatto con mestiere, recitato abbastanza bene, con delle ottime musiche, quelle sì. E ripeto, nonostante tutto, il film non è così sanguinolento e il film, nonostante sia un giallo a tinte horror, insomma, è uno di quei film da riscoprire per capire, insomma, come il nostro cinema riusciva a sfornare pellicole con poco budget, ma anche con qualche idea, come ha questo Etrusco che uccide ancora, che è stato per molti anni criticato malissimo e che ora invece giustamente viene un minimo rivalutato, perché comunque resta una pellicola, per chi ama il genere, di livello, insomma, di quelle che si lasciano vedere abbastanza volentieri. Nulla di nuovo, nulla di che, ma per un completista come me è il minimo consigliarlo a tutti quelli che vogliono vedere tutto quello che era uscito in Italia in quel periodo thriller. E questo Etrusco uccide ancora, nonostante tutto, alla fine un po' si distanzia dallo stile argentino e riesce a essere un minimo anche originale, il che poi non è così da tutti. Quindi che cosa vi posso dire più di questo Etrusco uccide ancora? Io l'ho visto tante volte, lo consiglio, l'idea del Festival dei Due Mondi, l'idea di lui che è affezionato alla moglie, trova questa tomba e questi omicidi che vengono rieffettuati appunto come questo rito etrusco, è interessante e seppur, come ho detto, un po' incasinata, la trama comunque è abbastanza originale e alla fine ci si diverte, e questo non è davvero poco, visto che il film comunque non ha molte pretese.